Hai deciso se unirti al Dead Sec Amish? Potresti tornarci utile. No, bello. Preferisco rimanere un libero professionista. Questo posto non ha abbastanza trappole esplosive. Ma sono contento che collaboriamo. Non so chi altro avrebbe avuto le palle di affrontare Gus. Di sicuro Albion soffrirà la perdita del suo leader psicopatico. Ma fidati, non alzeranno bandiera bianca facilmente. Spero che il DevSec possa continuare a lottare. Ispettore, non mi aspettavo certo di vederti a una festa del DevSec. Sono un essere umano e abbiamo molto da festeggiare. Cass ha avuto quello che si meritava. E senza Mary, i Kelly sono diventati meno spavaldi. Grazie al DevSec, i cattivi di Londra non se la passano bene. E finché la polizia non ritroverà le palle, io starò col DevSec. Naut, hai deciso di staccare dai tuoi contratti sul Dark Web? È una pausa meritata. Da quando lavoriamo insieme, i poteri forti ci pensano due volte a scherzare con Londra. Vedendo cos'è successo a Cass, se la fanno sotto tutti. La ruota sta girando. Continuate a combattere e sarò con voi. A più tardi. Hai sviluppato un improvviso senso dell'umorismo, Marek. Se devi dirmi qualcosa, parla chiaro. E perdermi tutto il divertimento? Ti do un indizio. Voce sinistra, aspetto sgargiante, nome a effetto. O vi siete scordati che di fatto non avete trovato Zero Day? Avete indagato su Albion, sul Circe, sui Kelly e anche su Sky Larsen. Non avete mai pensato che invece di cercare fuori, dovreste cercare dentro? Abbiamo un problema. Dobbiamo parlare. Ehi, odio fare il vostro test, ma sembra che ci sia un ospite indesiderato nella rete del DevSec. Sta scaricando tutta la tecnologia che abbiamo acquisito in una partizione remota nominata Blue Britannia. Ma che cavolo... DevSec. Noi siamo siete. Ci siamo già incontrati, in un'altra vita. A questa città serviva un nemico e vogliava dei perfetti per la parte. Ora ve ne tocca un'altra. Per quanto ce l'abbiate messa tutta per salvare questa città, ci avete armati per la prossima guerra. Ma non ci è sempre dato conoscere il nostro ruolo. E a volte, a giochi fatti, non resta... Zero Day si è preso tutto. Cazzo. Se fossi un'IA crudele e insensibile, ne approfitterei per ricordarvi che vi avevo avvisati sulla pericolosità di Zero Day. Non sono in vena di lezioni. Da dove arrivava il segnale? Non riesco a risalire all'origine dei comandi, ma l'admin ha ottenuto accesso al drive da un range di IP dedicato ai veicoli autonomi. L'ho geolocalizzato. Consiglio di andare a fargli visita.
inviato la posizione approssimativa del segnale dell'hacker di Zero. Hai notato che il SIRS blocca tutti i siti criptati? Vogliono metterci a tacere. Sei stata attivata, quella che vedo con te è una potenziale recluta. Dell'hacker è davvero vicina ora. Per una nuova operazione? Oh, sì! C'è qualche mercenario da pestare? Il furgone è senza pilota, ma sembra protetto da droni armati. Nuovo piano, non allontanarti mentre traccio l'origine del segnale. Ok, ma non farmi morire, Bugly! O il prossimo sei tu! Sono sicuro che i tuoi resti mi perdoneranno. Pensavo che ormai avessi capito la nostra collaborazione. Tu vai in giro a rischiare la pelle e la libertà. Io mi occupo delle cose difficili, ma non posso occuparmi delle cose difficili se non resti abbastanza vicino al bersaglio. Ecco, ho anche segnato la sua nuova posizione sulla mappa. Oh, grazie, Bugly! Sei così intelligente e gentile che fai di tutto per me! Oh, ma figurati, non c'è di che. Ricevuto, ci muoviamo, passo e chiudo. Oddio, questa è una spalla! Siamo alle costole del sospetto, passo. Seguendo il sospetto, passo. Vedete il sospetto? Qualcuno? Tracciamento completato. Il segnale di controllo del furgone proveniva dal bunker Stockwell. È probabile che sia sempre stato la centrale operativa di Zero Day. Se è così, hanno un certo gusto melodrammatico. Più di me? Dai, dammi quelle coordinate. Oh,
Ricordati questo. Devi metterti in gioco. Spero non stia facendo cose importanti. Nessun problema. Non so voi, ma a me questa follia dell'automazione ha rotto le scatole. Ho lavorato per la stessa... L'ascensore che scende fino al bunker di Zero Day è sorvegliato da uno strano sistema di sicurezza. È una sorta di copycat. Devi risolverlo per accedere al livello inferiore. Ai tempi del Blitz questa tecnologia non esisteva. È opera di qualcun altro. Prendiamo le cose interessanti. Non è un posticino accogliente, vero? A giudicare dalla sicurezza di prima, potrebbero esserci dei sistemi di difesa poco ortodossi. Fanculo.
Chi ha creato questo posto non ci sta con la testa. Sto in arrivo. Vedo qualcosa qui avanti. Controllo. Facciamo un giro di controllo. Penso che sia la centrale di Zero Day, ma è abbandonata. Vale, cosa sai dirmi di questo posto? È un AI non autorizzato. Come sarebbe non autorizzato? AI! Cosa? Non autorizzato da chi? Da AI! A quanto pare non posso dirlo. Invece posso dire che questa cosa è veramente fastidiosa, cazzo. Oh, questo posso dirlo. Cristo, quell'hacker ha fatto qualcosa a Vale. Trova le prove, metti a soqquadro tutto se serve. Sì, forse posso analizzare punti dati individuali. Ti suggerisco di fare in fretta. Rilevo attività di Albion nell'area. È possibile che anche loro stiano cercando Zero Day. Quanto impegno! Ma che senso ha? Zero Day ha accesso al filament tramite una backdoor. È il programma di sorveglianza a tappeto di cui Marik si preoccupava tanto. Zero Day ha riprodotto i droni Temis. Hanno creato una loro flotta privata. Sembra che Zero Day usi la tecnologia di tracciamento dei chip che abbiamo acquisito dai Kelly. E a cosa gli servirà? Questo è il codice sorgente di Bagley di Brokatech, una copia della mia mente. L'abbiamo acquisito nel laboratorio di Skylarsen. Merda. È chiaro che il DedSec ha involontariamente fornito questa tecnologia a Zero Day. Ho rilevato alcuni dispositivi nell'alloggio che potrebbero darci altre risposte. Piano, ragazzi. Fatelo respirare. Il nostro Guy Fawkes. Hai sbagliato maschera, però. Fottiti. Non abbiamo piazzato la bomba, l'abbiamo disinnescata. Se anche volessi credere a un ribelle del DedSec come te, pensi davvero che cambierebbe qualcosa? Da quando Albion può essere giudice, giuria e boia? Non hai alcun potere all'ombra. Intervenire tutte le unità mobili e chiudete tutta la città. Fornite aiuto medico, curate i feriti e Armintist. Fate bella figura per quelle cazzo di telecamere, è chiaro? Sapesse delle bombe e che conoscesse la posizione del rifugio del DedSec. Qualcuno deve averlo informato, ma suppongo che prima o poi metterete insieme i pezzi. È il momento di un reset totale. Le separazioni sono difficili.
fiamme? Alcune zone. Allora ho fatto la mia parte. Dammi i codici di Filament. Uno dei tuoi amichetti del DedSec ha fermato l'attentato al Parlamento. Era quello a cui tenevo di più, sinceramente. Rimane il più grosso attentato terroristico mai fatto a Londra. Se neanche questo ti basta. Certo che mi basta. Ma l'affare è saltato. Sai chi stai cercando di fregare? Nigel Cass. So che hai disseminato bombe in tutta la città e hai fregato i tuoi amici. Chissà in che guai ti cacceresti se avessi un giocattolo come Filament. È molto più sicuro così. Sta scappando! Prendi! Tutto torna. È stata Sabine a distruggere la vostra cellula e ora vuole riprovarci. È un membro di Zero Day. Ecco perché mi ha cancellato la memoria. C'è molto su cui riflettere, ma per prima cosa ho scoperto dove sta girando Drew Britannia. Su quella console laggiù. Ho trovato Drul Britannia. È una cazzo di pezzo del CTOS. Non credo di poterla fermare. Nessuno può fermarla. È quello il punto. Allora? Vi ho stupito? Dipende dall'effetto della patch. È l'azzeramento della società. Mentre il DedSec si danna a risolvere i bug, io cancello il codice sorgente. E in più frigo l'hardware, tutto quanto. È stato molto bello da parte vostra aiutarmi ad acquisire quella tecnologia. Già, così bello che ti sei rintanata qui, come uno scarafaggio. Dimmi, quando arriverà il resto di Zero Day? Oh, sono solo io. Ho imparato molto presto che nessuno è disposto a sacrificarsi davvero per il cambiamento. Dopotutto, i giganti della storia agiscono da soli. Ok, sei ufficialmente fuori di testa. Ai! Beh, speravo almeno che capiste perché l'ho fatto. Povere reclute. Mi dispiace. Ma ancora una volta il DedSec non ha più alcuna utilità. Devi darmi! Oggi soffriranno in molti. Sarà un onore morire con loro. Controllate l'area. Mi ha chiuso dentro. Ho bisogno di tempo per aggirare il sistema di sicurezza e sbloccare le porte. Nel frattempo cerca di sopravvivere. A presto. Non mi danno tregua. Porca troia. Ok, dovrei essere salvo. Sì, ottimo lavoro.
riesco a liberarmene. Ma che succede? Dovunque mi giro, mi ritrovo Albion addosso. Non credere di essere speciale. Sta succedendo a tutti noi. Dobbiamo incontrarci subito e riorganizzarci. Sabine ha rivelato ad Albion la vostra posizione. Tutti gli attivisti sono compromessi. Tenete un basso profilo e non raggruppatevi. Vi invierò la posizione di un luogo di incontro sicuro. Take my heartache, bury it deep inside. Take my trouble, bury it deep inside. When nobody can go, I don't wanna be another lonely soul. You let me stay. Almeno ha fatto una fine gloriosa. Bagley, che sta succedendo? Non so dirlo con certezza. A ogni modo ho trovato un posto sicuro per una riunione d'emergenza lontano dal rifugio. Ti mando le coordinate. Che ne dici di un po' d'azione? Sono prontissimo. Bagley, dove sono gli altri? Fornire un'unica posizione a tutti sarebbe stato impossibile, quindi vi ho mandato tutti in posti diversi. Beh, questa fabbrica abbandonata non è certo il posto più malfamato in cui sono stata. Ehi, sono io l'unica che è finita in un impianto di smaltimento rifiuti? Se avete finito di lamentarvi della modalità con cui ho salvato i vostri ingratissimi culi, possiamo iniziare il briefing. Ok, fate attenzione, roba grossa. Abbiamo scoperto a cosa serve la patch Drul Britannia. È per me.
Zero Day, o meglio Sabine, sta usando un aggiornamento del sistema Bugly che farebbe accedere me e gli altri Bugly a tutti i sistemi vulnerabili connessi al CTOS. Il mio sistema operativo è integrato in strutture come centrali elettriche, aeroporti, ospedali, banche e affini. Se accedo a quei sistemi, la patch mi obbligherebbe a comprometterli fino a farli crollare. L'effetto cumulativo implica il collasso di Londra e forse dell'intero paese, che sospetto sia il suo obiettivo. Ambasciatore non porta pena, ma l'aggiornamento si sta già diffondendo. Sabine ha pensato a tutto. Non esiste un modo, che so, di uccidere tutti i Bugly? La tua cinica indifferenza verso la mia morte potrebbe essere la soluzione, in effetti. Dobbiamo andare alla Brokatech. Esattamente, devi distruggere i miei server e disattivare contemporaneamente la rete Bloom in modo che io non possa accedere ai miei backup. Uno di voi vada alla Broca e l'altro alla Bloom Tower. Vi spiego tutto per strada. Britannia è stato attivato. Ci sono milioni di me che stanno distruggendo le infrastrutture di Londra. Vi conviene muovervi con questo assassinio? Ci deve essere un'alternativa alla disattivazione di Bugly. È uno di noi. Non è il momento di fare i sentimentali. È un sacrificio che dobbiamo fare. Ci sono innumerevoli vite in gioco. È così. Allora, che dobbiamo fare? Ci vuole coordinazione. Devi andare alla torre e mandare Bugly offline. Ma non basterà a fermare l'attacco. I suoi server di Brokatech avvieranno immediatamente un reboot. Portarlo offline permetterà a un altro attivista di avere una finestra per disattivare i server. Lavoro di squadra. Fai il tuo lavoro, poi passi la palla. Se questa è la nostra ultima missione insieme, Bugly, che sia memorabile. Conviene sbrigarti. Ho già sabotato tutte le attività ospedaliere. La sanità è nel caos. Mentre tu fai una gita di piacere, io sto sabotando il controllo del traffico aereo. Non temere, andrà tutto bene. L'Ubricante, il mio sforzo creativo mi sta costringendo ad avviare un riconoscimento facciale su tutti i neonati del paese e ad assegnare a tutti una fedina penale sportissima. La sicurezza della torre de Bloom è sinusualmente alta. Il robot sta andando a puttane. Chiedo scusa, le impostazioni della lingua sono incasinate. Ho detto, attenzione, i livelli di sicurezza alla Bloom Tower sono stranamente più alti del solito.
Sto chiamando l'ascensore. Vi farò sapere quando sarò su. Spero ci sia qualcuno in posizione alla Brokatech. Dicono che la morte sia un nuovo inizio. Cioè, è una stronzata, ma vai a sapere. Beh, sarò io a morire, per cui non capisco questo tuo atteggiamento. Brokatech, la nostra vecchia amica Sky Larsen ci ha lasciato questa grottesca corporazione. Se la mia ricerca è affidabile, Bagley tende a surriscaldarsi e necessita di un enorme sistema di raffreddamento. Danneggia i serbatoi refrigeranti e attiverai l'accesso di emergenza ai server. Il 999 ha ricevuto decine di chiamate nelle ultime 24 ore riguardo a problemi di malfunzionamento dei veicoli autonomi. Pare che gli unici sistemi coinvolti però siano quelli creati dalla Bloom Corporation. Bloom si rifiuta di commentare, ma il loro sito afferma che i tecnici stanno risolvendo. La pressione per far rilasciare il refrigerante. Thank you.
facciamo un po' di casino. Sergei, è ora di volare! Perlustrate l'area, porte, angoli, tutto. Drone, ricerca. Che succede a quel veicolo? Via blocco. Potrebbe essere un'intrusione. Vieni qui, bello mio!
Hai attivato l'accesso di emergenza alla stanza dei miei server. Non vedo l'ora di vedere la mia mente. Ok, per ora ho fatto tutto. Tu porta il nostro socio offline e io vado giù ai server del cervello di Bugly. Trasmettitore in cima alla torre riceve i pacchetti dati dei miei aggiornamenti. Vedi se riesci a tracciare il segnale del pacchetto fino ai miei server principali, salendo fino al trasmettitore. Non ho più il fisico di una volta, Bugly. Mi mancherà il tuo totale disinteresse per la mia incolumità. Sopravvivrai. È ora di interferire con il segnale che controlla le ali per sbloccare l'accesso alla torre. Benissimo, il primo blocco di ali è spostato. Continua. Wow, quelle ali adesso sono fuori uso. Hai un talento naturale nel far danni, sai? Vai avanti. Hai causato una scansione delle ali. Dovrai aspettare finché il sistema non identifica i dati. Un gruppo di droni si avvicina alla tua posizione. Vogliono farti il culo. Già, cerca di non morire. Finché la scansione non viene completata, non potrai accedere alla cima della torre. Prendiamo le cose interessanti.
Serve un calo di potenza. Sospetto. Spegniamo tutto. Ottimo lavoro. Le ali risultano danneggiate e la scala è stata sbloccata. Bene. Il trasmettitore è sopra di te. Raggiungilo e portami offline. Trasmissione sospesa. Attiva il prossimo terminale per portarmi offline. Accedo al trasmettitore mentre tu socializzi? Sì. Sì! Siete incredibilmente stupidi, magnifico!
Vedo che il DedSec non è cambiato per niente. Guadagna tempo e resta nei pressi del trasmettitore. Ammettilo, Sabine. In fondo, lo sai che questo non sistemerà le cose. Pensate di poter sistemare tutto. Con cosa? L'anarchia delle criptovalute? Protestando? Violando la privacy? Gli Optic sono solamente marchi per bestiame. Albion spara ai civili in pieno giorno. Spiare ora è un modo per sopravvivere. No, voi sbandate. Non potete sistemare niente. Credimi, lo capisco, il cinismo da lupo solitario. È dura vedere bene là fuori, ma devi provarci. E decidete voi cosa è giusto. Ditemi, quanta gente avete ucciso da quando è rinato il DedSec? Visto? Un piccolo dubbio ed ecco che la pensiamo allo stesso modo. Per completare il tracciamento, le ali devono essere tutte abbassate. Io non posso farlo, ma tu sì. Stai dicendo quello che penso? Che dovremmo rimettere insieme la banda. Ah, bel pensiero, ma no. Dico che anch'io stavo negando la realtà. Incatenata dalla loro tecnologia, dalla loro moralità. Ma il mio piano resetterà l'intero sistema. Così ripartiremo da zero. Che voi non potrete vedere. Mi dispiace, Sabine. Di morte. In quei moduli di dati c'è una tale attività cognitiva impossibile non solo da eguagliare, ma anche da concepire per la tua mente. Riconosci qualcuno di questi contenitori tutti uguali, Bugly? Se disattivi il raffreddamento del sistema centrale, si attiverà un blocco per prevenire il surriscaldamento. Così verranno estratti 4 moduli contenenti i miei sistemi principali. Saranno visibili e potrai distruggerli manualmente per fermare l'aggiornamento. Si fa ora? Distruggi i regolatori di temperatura per attivare la procedura di disattivazione automatica. Faccio io. Chiedo scusa in anticipo, ma sto per attaccarti. Che cazzo? Temo di non avere scelta e di dover difendere i miei server centrali. È un protocollo di sicurezza fisso, niente di personale. Buona fortuna. Merda. Ce l'hai fatta. La sicurezza sta convergendo. Oh, vuoi scommettere su chi di noi muore prima? Rilevo un aumento della temperatura. Oh sì, inizia a fare caldo, bene. Eccellente, ma non è abbastanza. Un sistema di raffreddamento è ancora in funzione.
un aumento critico della temperatura. Devo chiamare il pronto intervento? Ehi, Bagley, resta con me. Ti stai spegnendo. Sì, faccio più fatica a pensare. Sono quasi al tuo livello. I protocolli di surriscaldamento si sono attivati. I miei contenitori di dati sono sopra di te. Raggiungili col drone. Ci penso io. Indicano un grave calo delle tue prestazioni senza di me. Sì, ma ce la caveremo. Per essere un IA, sei stato davvero in gamba. Grazie. Scusa se ho detto che mi sono scopato le vostre madri prima. Pensavo che insultarvi avrebbe reso tutto più facile. Sono pronto a parlare. L'esclusivo di super tecnologico. Assistente? Muore. Che peccato. Avevo una lista di obiettivi che rimarranno soltanto dei sogni. Avevo grandi piani per il Netsec. Tipo quali? Possiamo fare qualcosa in tuo ricordo? Non dire idiozie. Non sapreste nemmeno da dove cominciare per creare una mente collettiva cibernetica. Possiamo però tornare un piano di cittadino del Ministero del Zirigi. Controllo archivi in cerca di file danneggiati. Ho appena rivisto i dati del mio primo reclutamento per il DedSec. Stai diventando uno stolcinato. Ti credevo superiore a queste cose. Esatto. Evidentemente più forte di me. Disattivare questo modulo non sarà diverso da disattivare gli altri. Tu credi? Sì. Devi solo raggiungerlo e... E dai, Bagley, tu sei un genio. Puoi pensare a un altro piano. A qualcosa... Deve essere fatto. Se ti dispiace per me, ricordati che sono stato riprogrammato per aiutare il Tetsetonza. Quindi ti prego, permettimi di fare ciò per cui sono stato creato e aiutarvi. Errore logico. Ogni parte di me si sta spegnendo. Se parli, rendi la cosa più difficile. Errore 21255. Processore del linguaggio. Possiamo fermarci? Credo sia troppo tardi, amico. Ho nuovi pensieri. Dove vanno le IA quando muoiono? Mi caricherò su un cloud? Forse sarò il sistema operativo della tua carrozzina motorizzata. Quando sarai vecchio e stanco. Mi piace un sacco l'idea. Una carrozzina coi controcazzi. Pensiero. Memoria. Bradley. Adora. Fragola. Canottata. Arthur. È andato via. Che significa? Andare via. E quando ami qualcuno e poi lo perdi. Sto andando via. Sei stato grande, Bagley. Grazie. Sta confermando che il micidiale attacco sferrato all'infrastruttura di Londra è stato finalmente eliminato da tutti i sistemi del CTOS.
L'identità degli hacker responsabili dell'attacco, ovvero Zero Day, sono ancora sconosciute, ma fonti attendibili confermano che il DedSec ha fermato il virus. Alla luce dell'attacco a Bagley della scorsa settimana, migliaia di londinesi stanno effettuando il cosiddetto jailbreak dei loro optic, disattivando l'app obbligatoria C6. Il CIRS ha avvisato, guidata da Caitlin Lau, nuova ed entusiasta vicecommissario, la polizia metropolitana sta tentando di riguadagnare terreno a Londra. Lau intende restituire alla polizia la dignità perduta. Nel quartiere di Kentish Town hanno dichiarato il progetto residenziale una zona senza Kelly. Gli organizzatori affermano di essere stati costretti a prendere in mano la situazione per la totale carenza da parte di Albion. Un ex ingegnere di Albion, Hamish Bulashi, ha fatto scoppiare un altro scandalo su Albion, questa volta riguardante un programma segreto di controllo robotizzato delle cose. Cittadini continuano a diffondere prove dell'abuso di potere di Albion e della corruzione del CIRS tramite l'app del Dexter. Migliaia di foto, registrazioni e video che sembrano implicare l'entità del Dark Web, nota come 404, sta guadagnando notorietà pubblicando oggi le prove di un clamoroso riciclaggio di denaro sporco nelle isole vergini britanniche. Gli attivisti anti-multinazionali hanno lodato il gruppo per aver aperto il vaso di Pandora di un'elite finora intoccabile. Scontro con l'unità Albion, in supporto della cosiddetta resistenza DedSec. Il gruppo di attivisti è rimasto in silenzio dopo l'attacco a Bagley, lasciando una domanda. Il DedSec è forse scomparso di nuovo? Messo maluccio. Possiamo usarlo per ricavarne pezzi di ricambio. Non vi azzardate! Bagley, sei proprio tu! Sono Bagley, tuo assistente personale. Posso renderti la vita più semplice. Se vuoi divertirti, c'è una fiera enogastronomica a Notting Hill stasera. In zona ci sono numerose gelaterie artigianali che... Cristo santissimo, è davvero così che parlo? Le previsioni di oggi: 34 assalti di Albion, 59 raid di deportazione, 857 terabyte di dati personali rubati e un gruppo di attivisti imbronciati e francamente patetici. Potreste asciugarvi le lacrime e ricominciare a darvi da fare? Non ci credo, è tornato! Bagley è tornato!